Viadana contro Calvisano, il derby lombardo, gli ospiti del Calvisano. All'estremo Alberto Chiesa, un ala Giacomo De Santis e l'altro ala Minossi Matteo, i due centri Juaco Paz e Enrico Lucchini. Per quanto concerne la mediana c'è il rientro di Juan Novillo, il giocatore tucumano, e il mediano di mischia Riccardo Raffaele. Per quanto concerne la terza linea, Jimmy Tuivati abbiamo come numero 8, terza linea flanker Zrilic Alessio e Archetti Matteo. Per quanto concerne la seconda linea, Michele Andriotti e Agustin Cavalieri. Prima linea, pilone sinistro Gabriel Morelli, capitano della squadra del Calvisano, Mario Sluz, tallonatore d'origine sudafricana, e l'altro pilone, pilone destro, il mitico, io direi, Salvatore Salvo Costanzo. Il calcio d'inizio con un bel drop. Vediamo la partenza da questa partita. Kick-off, si parte. Calcio corto a seguire, recupera il Calvisano, punto d'incontro. La sinistra, la gamba sinistra, il calcio sinistro di Chiesa, Cipriani che prende la palla, Ormson che sicuramente va a esplorare con un calcio e a guadagnare qualche metro e trova una touche corta a favore del Calvisano. Si parte con un calcio del Bancino Minossi che cercherà una touche, dove? La vediamo subito. Si esce però, uscita perfetta, a 5 metri della linea di meta del Viadana, Calvisano procede a lanciare questa touche. Inutile dire che comunque qui rappresenta un pericolo concreto, pericolo di meta. Questa eventuale casaforte, prende la palla Agustin, subito crollata per il momento legalmente, si ripropone la casaforte, avanza, pericolo, viene arginato fino adesso, c'è la palla lì, apre adesso Raffaele, apre. Jimmy che attacca a un metro, pericolo, ancora il pericolo rimane lì. Andriotti. Vediamo se c'è il pick and go, c'è Cavalieri. Cavalieri che cerca il pick and go, è tornato indietro. La palla è ancora in possesso del Calvisano. Calvisano che è lì, a 2 metri. Jimmy ancora, placato bene da Brian Orson nell'apertura. Buon placaggio. Agustin che attacca, Cavalieri. A largo adesso, Novillo, no, Lucchin, buono il placaggio ancora di Orson, attacca ancora il Calvisano, pericolo, buono il kick, meta, buona meta, bella meta anche, buona e bella perché è stata l'intuizione del kick a seguire da Novillo che ha dato la possibilità al suo compagno di fare la meta. Il pericolo c'era e è stato sfruttato, è stato concretizzato questo primo attacco del Calvisano. 5-0. Gioca veloce Prati. Brandolini che va a sbattere contro il suo diretto avversario, la palla lì, punto d'incontro. Ancora con l'altro suo compagno pilone, Denti, Antonio Denti. Vediamo adesso sì, la palla è lì, presentata bene la palla nel punto d'incontro. Orson, buona la palla, Duplessis, pericolo. È entrato bene il capitano, il flanker ancora, attacca con il Viadana, con il suo pilone destro, Brandolini che va a fare il punto d'incontro. Vediamo se esplora la chiusa o il lato aperto. Possesso, adesso il possesso di questo Viadana, ancora con Orson. Calcio a seguire per il suo socio Brex. L'ha preso Brex. Mark ha chiamato il Mark giusto. 5-0 a favore per il Calvisano. Patarò Calvisano, questa mischia importante, lancia Marco Frati. Buona la spinta del Viadana, recupera la palla il numero 8. Avanza Brex, ha fatto il break per il momento.
va via Orson, recupera due metri. Buono l'inserimento del Duplessis, anche lui. C'è un giallo, c'è un giallo, c'è un giallo. C'è il giallo contro Andriotti perché Andriotti è andato a disturbare l'operato del mediano di Mischia. Minuto 15 di questo primo tempo. E Orbson che trova una touche appena superata la linea dei 22 metri del territorio del Calvisano. Prende la palla bene Andrea Denti. Attacca Brandolini, punto d'incontro, Marco Frati che chiede la palla, la dà al suo compagno Duplessis che fuori in avanti. Adesso dà la possibilità di rilanciare con questo vantaggio al Calvisano. Kick ancora a seguire. Touche a favore del Calvisano. Lancia luz. Buona la presa da Agustín Cavalieri in fondo della touche. La palla è lì, in cassaforte. C'è la luz. Adesso entra Jimmy. La prende Jimmy, avanza. Sta avanzando. Adesso c'è Salvo che sta spingendo, avanza, sta avanzando in maniera agevole il pacchetto del Calvisano. Un buon drive avanzante, 15 metri hanno guadagnato, palla a largo, pass, pass che va, buono il placaggio. In avanti, in avanti. In avanti di Agustín Cavalieri, l'intenzione era buona di attaccare nell'asse profondo, la palla è caduta. Oh là là, buona la spinta. Andato indietro la Mischia, stappata diciamo. Quindi una touche corta ha trovato Brian Orson, giocatore di Buenos Aires della squadra del Pucará. Si sta riscaldando l'ambiente. Lunga, rubata, rubata dal Pataro Calvisano. Attacca adesso Alberto Chiesa, ha guadagnato 5 metri, presenta la palla, punto d'incontro, apre Raffaele Luquin. Salvatore Costanzo che sta proteggendo la palla, è lui che è riuscito a aprire con mediano di Mischia. Salvo Costanzo, punto d'incontro, Raffaele che apre sotto pressione, Jimmy. Un buon box. Buona la pressione del Sridic. La palla è lì, la palla è lì. Ha ficchiato calcio il giocatore del Calvisano che ostacolava l'uscita del pallone in questo punto d'incontro. Partita che sta diventando picante, come si dice in Argentina. Lancia con chi? Con Krumov, la palla è lì però subito Calvisano arginato, avanza adesso il numero 8, il Bull Carrier, ancora pick and go, pericolo di meta, c'è pick and go, è lì la palla, è lì la palla, è lì la palla, c'è il guardalinea che ha chiamato qualcosa al suo collega arbitro. Le stanno dando un'indicazione. Può darsi che abbia visto una meta lui? Non so, vediamo. E avevo intuito bene, quindi il guardalinea le ha segnato che c'era la meta. Avevo avuto quella sensazione così a occhio crudo.
quindi il campionato di eccellenza dove il guardalinea diventa molto importante per il ruolo dell'arbitro, perché è lui che ha visto bene questa meta. Noi con la nostra sola telecamera è difficile di vedere, una volta c'era anche la RAI, adesso siamo noi, meno male, quelli di Rugby Channel. Ah, fuori! Ha trovato il palo sinistro dei pali dell'H qui a Lo Zafanela, quindi 5 pari, minuto 25. E l'uomo è stato un uomo di mischia, è l'uomo che ha fatto la... Brandolini, può darsi che sia, mi è sembrato Brandolini probabilmente, sì. Qui stiamo discutendo con il nostro collega speaker. Adesso il Calvisano che deve reagire, Alberto Chiesa, avanza. Placato però, è riuscito a tenere il possesso ancora, tira lì, Raffaele, chiusa, Joaquín Paz. Mandato indietro, però la palla ancora lì, ce l'ha Patarò, avanza Raffaele, palla Luquin a Gabriel Morelli a Jimmy, avanzano. Buon placaggio di Brex contro Jimmy, la partita si sta facendo molto molto avvincente, io direi. Ci siamo, lancia il Viadana, la palla è lì, buona la spinta ancora, si stappa, buona la spinta del Viadana che sta vincendo questo incontro. L'arbitro ha interpretato che non c'erano ancora gli estremi, stava... Vediamo. Corrata di là. Adesso questa volta il guardalinea di là ha osservato che è stato il pilone. Questa volta è stato colpevole un pilone del Viadana che ha fatto crollare, quindi calcio mancino. Cominciano i primi caldi, anche i ragazzi hanno dovuto rifornirsi dell'acqua in questo momento. C'è questa mischia importantissima al minuto 30 di questo primo tempo. Lancia Marco Frati, mediano di mischia del Viadana. Vediamo. L'arbitro adesso fa il reset, speriamo che non ci sia come ieri con la partita tra Francia e Galles che non finiva più, però qui ancora siamo in tempo regolamentario, non è che è finito il tempo, però primo lancio di questa mischia crollata, caduta, per il momento non ci sono colpevoli, diciamo. Vediamo, avanza, ancora si stappa, mi sa che stanno imitando la ultima mischia di ieri per le Sei Nazioni, hanno visto la partita ieri tutti. Lancia Marco Frati, vediamo, in qualche modo deve esserci una definizione. Tiene bene, si stappa, tiene bene, gioco. Pericolo di meta con va a sbattere, Brian Orson, la palla è lì, pericolo ancora di meta. Marco Frati che ha voluto fare la giocata individuale, comunque il possesso c'è. Pick and go, pericolo, c'è pick and go,
pick and go del Viadana a un metro praticamente della linea di meta, avanza ancora e lì la palla ancora meta, un altro pick and go, che ha decretato la seconda meta dell'incontro. 10-5 per questo Viadana, che dopo una settimana scorsa negativa è andato a perdere a Reggio, sta reagendo in questo momento vincendo contro i primi della classe del Patarò Calvisano. Secondo me è stato Antonio Denti che ha fatto la, meta. Buona la spinta adesso del, Calvisano, buona la spinta, recuperato Raffaele, gioca con Novigio, che gioca lunga a, Joaquín Paz, che va, pericolo, buona, l'intenzione, buona l'intenzione, ha fatto il break. Joaquín Paz, il cordobés, è andato a mettere in difficoltà i, sui compatrioti avversari, i rivali del Viadana, forse il passaggio non è stato perfetto a... quel diavolo di Minozzi, quindi non è riuscito a, tenere il pallone, però il pericolo c'era. Adesso si lancia questa touche, Scalvi, che lancia una touche difensiva. Male, sotto pressione, pericolo. Reazione subito. Il Patarò. Buona la spinta, recupera Jimmy, pericolo di meta, Jimmy che va, si esce la palla, può diventare pericolosissima, Zrilic che va, viene fermato però la palla è lì, Salvatore va, libera la palla, adesso sì, c'è superiorità numerica anche, pericolo di meta, c'era la superiorità numerica e l'ha sfruttata bene, questo Calvisano, bella meta, Minozzi all'ala, sfruttata la superiorità numerica, lato chiuso, buona meta, buona reazione del Patarò Calvisano. 12-10. Minozzi fuori, finisce il primo tempo qui allo Safanella Stadium, risultato parziale 12 il padrone di casa del Viadana, 10 il Patarò Calvisano. I nostri amici, i nostri follower. Collegamento, c'è stata una meta del Calvisano, quindi è un'altra meta, probabilmente pericolo di meta ancora,
perico de meta, Raffaele che va. Il Calvisano che è entrato con un piglio importante questo secondo tempo. C'è un giallo anche qua. C'è un giallo. Fuori Krumov. E adesso c'è questo calcio di punizione a favore del Calvisano con il mancino Alberto Chiesa, vice capitano. Dentro! 20 a 15 per il Calvisano, trasformato questo calcio Alberto Chiesa. 20 a 15. Pericolo ancora, il Calvisano è lì vicinissimo all'area di meta. Buono l'atteggiamento di Nicola Velardo, che è andato a impostare e ha adesso presentato il pallone. Buono il placaggio di Scalvi. Partita vera questa, è un derby vero questo qua. Jimmy, attacca Jimmy, placato ancora bene. Pericolo, Novigio ce l'ha, Novigio che cerca di andare via, viene placato, la palla ce l'ha ancora, non l'ha liberata. Ma si è rialzato! Si è rialzato, gioco, drop! C'era il drop lì e il diavolo, quel diavolo di Minozzi, è una destrezza che ce l'ha lui, a questo ragazzo qua dei numeri, e c'era il momento del drop, l'ho chiamato un po', lo intuivo, quindi drop. Silent please. Calcia Brian. Dentro! Adesso non c'è più break, quindi 18-23, c'è la possibilità ancora di rientrare da parte del Viadana contro il Pataro Calvisano. Abbiamo letto con il numero 3, il numero 11 del Pataro Calvisano, Matteo Minozzi. Ancora un'altra volta Matteo Minozzi viene scelto uomo del match. Un bel giocatore, lo merita. Buona la presa del calcio contro. C'è stata questa carica contro Agustin Cavalli. Minozzi. Fuori, dentro! E è finito qua. Lo ripeto perché veramente... In extremis è entrato la pala. Adentro. Sinceramente della nostra postazione non riuscivo a valutare bene, però i due guardalinee erano sotto, loro si sono guardati uno con l'altro e hanno decretato questa trasformazione. Niente bonus per questo Viadana, che forse lo meritava per l'impegno, per la voglia e anche per il gioco. Alle porte della Franciacorta, nel Bresciano, due imprenditori decidono di lanciarsi in un'ambiziosa sfida. Nel 1982 nasce così l'azienda alimentare Il Pastaio. Protagonisti dell'impresa sono i fondatori, Pasquale Maestri e Angelo Zampetri, oggi coadiuvati nel management dai rispettivi figli. L'azienda sceglie di concentrarsi su un solo prodotto, lo gnocco di patata. Un alimento semplice e sano, ma estremamente versatile nelle possibilità di interpretazione gastronomica. Dalla ricerca e dalla creatività dell'azienda scaturisce una vasta gamma di prodotti distribuiti sia a marchio proprio, come la linea Patarò, che a private label. Il consenso del mercato arriva immediatamente e prosegue inarrestabile con un trend di crescita costante. Oggi, i gnocchi Il Pastaio sono protagonisti sugli scaffali della grande distribuzione in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Australia.
Significativi traguardi sono stati raggiunti pure nella ristorazione, dove la bontà di un prodotto si misura immediatamente sui tavoli dei clienti. Una posizione di leadership conquistata con l'elevata qualità intrinseca del prodotto e delle persone che lo lavorano, dagli alimentaristi ai gastronomi, dai fornitori di materie prime agli operatori sulle linee di produzione e di confezionamento. Oggi il pastaio è in grado di produrre 100 tonnellate di prodotto finito al giorno. Ma dietro i pochi grammi di ogni gnocco c'è quella passione di chi prepara l'impasto come fosse a casa propria, per i suoi familiari. La qualità del prodotto è determinata innanzitutto dalla scelta della materia prima. Solo patate attentamente selezionate, quelle più pastose e ricche di gusto. Il 95% dell'impasto è di pura patata, un vero record del settore. Solo lo gnocco fatto in casa è così puro, a tutto vantaggio della bontà. Spesso entrano nella composizione anche la zucca, gli spinaci, la rucola, l'ortica, il pomodoro, la mozzarella, la ricotta, i funghi, lo speck. Anche per questi ingredienti, la selezione è sempre di primissima qualità. Le linee di produzione sono tra le più tecnologicamente avanzate esistenti e l'intera filiera è soggetta a monitoraggio costante. Ogni fase di lavorazione è sistematicamente verificata da uno scrupoloso controllo qualità che si conclude con rigorose prove d'assaggio eseguite da esperti in organolettica. L'azienda si avvale delle più severe certificazioni internazionali, ma le proprie attenzioni vanno ben oltre i parametri standard. Una posizione di avanguardia che arriva fino al sistema di logistica, strutturato per ottimizzare la movimentazione di un alimento che ha nella freschezza uno dei principali asset qualitativi. Da oggi sono oltre 20 le referenze in catalogo. Agli gnocchi si sono affiancate le chicche, di formato più piccolo, alle versioni classic, quelle con diverse tipologie di ripieno. Ci sono le linee freschissimi e super freschi, che ne esaltano la qualità. La linea takeaway, studiata proprio per la grande distribuzione. E infine l'attualissima esclusiva collezione Mi piaci così. Gnocchi di patata fresca preparati a freddo con un procedimento tipicamente artigianale, che rende il prodotto ancora più soffice e al dente insieme. Gli gnocchi di patate sono tradizionalmente vissuti in Italia come piatto festoso e conviviale. Per questo i packaging sono così allegri e insieme eleganti. Il tema della festa ha ispirato anche prodotti speciali, come le deliziose stelline di Natale e gli originalissimi cuoricini di San Valentino. Il pastaio di Brescia, una firma italiana che piace al mondo e fa bene al proprio territorio, perché ne esprime, al meglio, la vocazione agricolo-industriale. Una realtà che guarda al futuro con ambiziosi progetti di sviluppo, per confermarsi come imprescindibile punto di riferimento qualitativo, sia in Italia che a livello internazionale.